Ulteriore aspetto molto importante è quello relativo ai nominativi che sono stati controllati per verificare se le impronte dell'assassino o degli assassini fossero compatibili e riferibili a uno di questi 300 soggetti controllati. Ripeto, nulla è emerso in tal senso, però noi della difesa del Motto ancora non abbiamo l'elenco di tutte queste persone. Gradiremmo averle per capire come dobbiamo comportarci in seguito. Sicuramente manca un nominativo, il nominativo che abbiamo indicato da mesi da verificare. Questo soggetto è un assassino, è morto nel 2020, era stato condannato a 24 anni di carcere e a livello ipotetico investigativo ha un modus operandi e ha lasciato una firma psicologica esecutiva verso il delitto che l'ha fatto condannare a 24 anni, che è molto interessante e quindi il soggetto dovrebbe essere attenzionato. Ricordo che il procuratore capo Mercone ci chiese dei nominativi e noi della difesa, prima di Soprano e poi di Mottola, ne abbiamo forniti diversi, quindi non vedo perché non si dovrebbe effettuare anche questa ulteriore comparazione. Grazie.